Benvenuti amici e ben ritrovati su Davide Calte TV, il canale di reazione musicale, ma soprattutto anche di recensioni di tutto quello che è tecnologia e attualità. E noi oggi andiamo a recensire, meglio di noi, chi può non andare a recensire prodotti dell'audio, quindi prodotti audio, video e soprattutto audio, perché visto che il nostro canale è ambientato soprattutto sulla musica, sulla buona qualità dell'audio, e la buona qualità dell'audio la andiamo a trovare con Sinco. Sinco ci ha mandato queste due riceventi più una trasmettitore wireless che è il modello G2 Pro. È un ultimo modello della Sinco che ha appena fatto. La cosa bella di questo video intanto che voi sentirete tutta la nostra recensione sempre con questo microfono. Come vedete è molto piccolo, è un microfono che potete collegare in qualsiasi giacca, maglietta, anche estiva, ma soprattutto loro mandano tutti gli agganci, perché questo che vi ho fatto vedere è appunto una custodia che si apre e all'interno troverete le ricevimenti che andranno a caricarsi con un adattatore USB che vi daranno anche loro in dotazione, e tutti i vari cavi, anche i cavi lavalier. Quindi abbiamo anche due lavalier e due microfoni esterni che possiamo collegare. Vi ricordo che si può collegare tranquillamente in qualsiasi fonte, quindi abbiamo smartphone, PC, e la cosa bella rispetto agli altri modelli è appunto la possibilità di andare a collegare, come stiamo facendo adesso, io sto registrando tramite un Mac con OBS, bene, all'interno della ricevente abbiamo una scheda sonora, quindi una scheda esterna, quindi la cosa bella è che viene riconosciuta da OBS collegata via USB-C e quindi automaticamente non c'è bisogno di usare il jack, automaticamente la riscontreremo, la rivedremo sul nostro Mac come una scheda audio esterna e possiamo metterci subito a registrare, è una cosa fantastica, infatti la utilizzeremo anche per le nostre reazioni. Ma andiamo a parlare anche del prodotto in se stesso, vi passeranno delle immagini quindi vedrete, abbiamo un prodotto come questo qua e vi faremo anche vedere e ascoltare la distanza che arriva a circa 200 metri di distanza, quindi immaginate due microfoni con la distanza di circa 200 metri, la possibilità appunto di registrare un'intera giornata, perché avendo anche questa confezione che va a ricaricare, quindi una power bank integrata dentro, riesce a fare circa 8 ore, dico 8 ore ogni ricarica, quindi è una lunga giornata, 8 ore di registrazione continua. Voi immaginate che ogni volta che finite di registrare lo andate a rimettere nella posizione, quindi lo andate a rimettere a caricare. Ma a parte tutto questo, ripeto, le misure sono molto piccole, loro lo danno anche con un gatto antivento che è anche importante, soprattutto se c'è vento, come vedete è ancora impacchettato qui dentro. E facilissimo da montare al di sopra, e quando ci sono delle giornate ventose come abbiamo oggi qua a Trapani, come abbiamo nella mia città, che spesso, ma veramente spesso, c'è un vento forte, riuscirete anche a non fare ascoltare appunto l'aria e quindi il vento. Ma la cosa bella è che questo microfono a lunga gittata ha una cancellazione del rumore automatica, quindi basta cliccare, avete la possibilità di andare a migliorare giustamente il tutto tramite un tasto, quindi la possibilità addirittura non facendolo post editing, ma proprio prima all'interno in live avete la possibilità di modificare i vari livelli di guadagno. La fantastica funzione Safety Channel vi dà la possibilità di salvare il tutto e quindi registrare automaticamente, perché loro hanno una memoria interna, e di registrare a 6 decibel in meno, quindi per non avere picchi d'audio e avere sempre una traccia ben conservata. E questa è un'altra cosa importantissima che solo le Sinco G2 Pro riescono a dare, quindi appunto una doppia registrazione. Ma adesso lo proveremo fuori, quindi andremo fuori e andremo a vedere la distanza finché riuscirete a sentirmi. Cari amici, c'è tantissimo vento come potete vedere, ma io comincerò a camminare per circa 200 metri per vedere se mi sentite, quindi eventualmente ora andremo a provare questo microfono in questa parte dove abbiamo noi il nostro camper, quindi spero che mi sentite.
Allora amici, come potete vedere siamo a circa 150 metri e l'audio sembra buono, quindi non ci sono interferenze, quindi adesso siamo pronti a tornare per andare a vedere la registrazione che abbiamo fatto adesso e torneremo con la sicurezza che la registrazione sia andata in porto. Nuovamente qua, tornati dopo la prova che abbiamo appena fatto fuori. Sì, siamo arrivati a circa quasi 200 metri di lontananza, perché vi ricordo abbiamo registrato tutto con un iPhone 14 Pro Max, e quindi perché tramite i suoi cavetti riusciamo realmente a far diventare compatibile questo fantastico articolo con tutti gli accessori o tutti i dispositivi che abbiamo. Adesso stiamo registrando con una Reflex e voglio dire, la differenza la notate, ma la cosa bella è che, ripeto, si riesce ad integrare in qualsiasi dispositivo. Siamo rimasti veramente contenti dalla portata, siamo rimasti contenti della qualità audio, abbiamo provato, abbiamo visto anche i video con relativo audio. Devo dire veramente che queste G2 Pro sono davvero ottime, provate anche con un lavalier interno, voglio dire, saranno ancora tanta bella cosa. Quindi vi invito ad andare sul sito in basso nella descrizione per andare a vedere tutte le caratteristiche e ordinarvi anche per voi, se volete la qualità in un articolo che il suo costo è relativamente basso per la qualità che dà, andate sul sito Sinco e mi raccomando, seguite sempre il nostro canale per maggiori reazioni e recensioni. Ciao a tutti, una buona giornata!